Filippa Lagerbach, pensavo fossi io la causa dell'infelicità di Daniele. Filippa Lagerbach e gli anni bui di Daniele Bossari prima del Grande Fratello VIP, dopo il reality La Rinascita. Al settimanale Grazia Filippa Lagerbach racconta della crisi con Daniele Bossari prima della partecipazione di lui al Grande Fratello VIP. Un'esperienza questa che, dopo averlo spinto a combattere i suoi demoni, gli ha regalato la rinascita interiore. Le cose per la coppia adesso sembrano procedere a gonfie vele e i preparativi per il matrimonio vanno spediti. Daniele Bossari non ha mai dato in pasto al pubblico la sua vita privata, spiega la stessa Filippa nell'intervista, tuttavia il Grande Fratello VIP lo ha aiutato anche in questo. La proposta di matrimonio in diretta televisiva, infatti, può considerarsi uno dei segni intangibili del suo cambiamento. Adesso Daniele sembra essere un uomo nuovo e questa positività, inevitabilmente, si è estesa anche ai membri della sua famiglia. Le parole di Filippa Lagerbach, la felicità dopo la crisi. Un momento magico quello di oggi per la coppia, tant'è che la stessa Filippa dichiara, sto vivendo un sogno. Piango molto, in questi giorni, di felicità. Adesso la loro storia procede a gonfie vele e il matrimonio sembra essere imminente, tuttavia, per tanti anni, i due hanno vissuto un lungo periodo di crisi. Pensavo fossi io la causa della sua infelicità, afferma la Lagerbach, gli avevo detto che ero pronta ad allontanarmi da lui, anche se tenevo molto alla nostra famiglia. Daniele però la sua famiglia non l'ha mai lasciata e, a suo modo, è riuscito ad uscire dal tunnel della solitudine. Non potevo dargli io la soluzione al suo malessere, spiega poi la compagna di Bossari, lui doveva trovarla dentro di sé. Daniele Bossari, la ripresa grazie all'analisi. La sua rinascita ha raggiunto l'apice nel reality, svela Filippa Lagerbach, grazia ma era iniziata un po' prima. Quando Daniele ha preso consapevolezza del suo disagio ed ha chiesto aiuto ad uno psicologo. L'occasione del Grande Fratello VIP è arrivata quando lui stesso stava iniziando piano piano a rialzarsi. L'idea del reality però non convinceva Bossari, aveva paura di non essere apprezzato dalla gente. A spingerlo a partecipare tuttavia è stato Franchino Tuzio, il suo agente recentemente scomparso. A lui dedichiamo questa vittoria, conclude poi Filippa, in un mondo dove regna l'arroganza con Daniele hanno vinto la bontà e la verità, il cuore dell'uomo gentile.